Ciao a tutti amici e bentornati ancora una volta qui su Speedy News. Se non siete ancora iscritti al mio canale, non aspettate ulteriormente, fatelo ora, iscrivetevi subito, cliccate sulla campanellina, lasciatemi un bel like e quindi ascoltate quello che ho da dirvi in questo video. Siamo pronti a partire. Reddito di cittadinanza europeo. Nuova iniziativa per contrastare la povertà e tanto altro. Di che cosa sto parlando? Sto parlando di un'iniziativa portata avanti dai cittadini europei per di fatto far comunque arrivare all'attenzione dell'Unione Europea una tematica molto importante. E quindi è partita oggi la raccolta firme hashtag La Grande Ricchezza in supporto appunto dell'iniziativa dei cittadini europei per l'introduzione di un'imposta europea sui grandi patrimoni, promossa in Italia da Oxfam con la media partnership del Fatto Quotidiano. Di che cosa si tratta? Allora, sostanzialmente, perché viene fatta questa, vogliono fare questa proposta e quindi stanno procedendo, sono partiti oggi alla raccolta delle firme per introdurre una tassa sulla grande ricchezza, sui grandi patrimoni, perché diciamo da analisi economiche, da studi fatti, risulterebbe appunto che quasi 16 miliardi si potrebbero raccogliere attraverso una tassa di questo tipo e si potrebbero appunto utilizzare nella sanità pubblica, per la scuola, per il contrasto alla povertà, con tutto ciò che è necessario per contrastarla e quindi per sostenere le fasce più bisognose. E quindi qui torna in auge anche il reddito di cittadinanza europeo. Quindi una raccolta di firme finalizzata appunto ad avanzare una proposta volta a generare una tassa sulla grande ricchezza che, appunto, ripeto, da studi e analisi condotte da economisti, da esperti del settore, genererebbe un gettito di 16 miliardi. E vi spiego meglio. Tutto questo si potrebbe fare senza ovviamente dover tagliare gli stanziamenti per altre voci del bilancio. Questa è la cifra che lo Stato italiano, appunto, avrebbe a disposizione introducendo una mini tassa sul patrimonio dei 50.000 contribuenti più facoltosi, lo 0,1% che sta in cima alla piramide sociale, che a partire da metà anni 90 ha visto la propria fetta salire dal 5,5% al 9,2% della ricchezza nazionale. Allargando la platea allo 0,5% più ricco, il gettito che ne deriverebbe salirebbe a 23 miliardi e quindi questo potrebbe essere il punto di caduta appunto della raccolta firme La Grande Ricchezza lanciata appunto oggi da Oxfam a supporto della campagna europea Tax the Rich, ossia tasse sulla ricchezza. E questa campagna, attraverso questa raccolta firme, appunto, chiede alla Commissione di istituire un'imposta europea sui grandi patrimoni. Quindi, come fare per partecipare a questa raccolta firme se siete interessati, se volete dare il vostro contributo? Questa è una iniziativa dei cittadini europei, istituto che appunto permette di produrre e di proporre, più che produrre, scusatemi, nuovi atti legislativi che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione, rispondendo formalmente ai proponenti se si raggiunge 1 milione di sottoscrizioni, ossia di firme, in almeno 7 paesi. Per arrivare a questo risultato c'è un anno di tempo. Ebbene, se volete partecipare a questa raccolta firme, lo potete fare appunto accedendo al sito della Commissione UE, Unione Europea. Trovate il link sul portale La Grande Ricchezza di Oxfam. Vi lascio comunque il link in descrizione.
possono firmare tutti i cittadini dell'Unione Europea maggiorenni compilando appunto il modulo in cui vanno indicate le proprie generalità. Quindi questa è una nuova iniziativa, sapete che come canale noi seguiamo da vicino tutto ciò che appunto riguarda di fatto le iniziative di queste associazioni, organizzazioni. Vi abbiamo parlato anche di recente di altre attività, di altre proposte, perché monitoriamo molto da vicino il tutto e siamo in contatto ovviamente con esponenti di diverse organizzazioni che in anteprima ci danno queste informazioni. Quindi, se volete, ripeto, partecipare attivamente, vi lascio il link in descrizione. È ovviamente una raccolta firme, è partita oggi, però appunto i cittadini europei, l'organizzazione appunto di questi cittadini europei, ripeto, può far arrivare sul tavolo delle proposte che poi devono essere necessariamente prese in considerazione. Quindi sono sicuramente delle iniziative importanti che vale la pena sottolineare. Per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento con il prossimo video. Mi raccomando, non mancate di iscrivervi al canale ovunque voi ci seguiate, su YouTube o su TikTok. Grazie a tutti, un bel like non deve mancare mai se avete apprezzato i contenuti del video e io vi do appuntamento al prossimo video, come sempre.